ma al tempo 8 milioni di euro dalla Regione grazie al protocollo d'intesa firmato con province e comuni colpiti. L'impegno della provincia di Siena per combattere il fenomeno della violenza sulle donne. Lavoro, il futuro di formazione e lavoro in provincia di Siena al centro di un convegno organizzato dalla provincia. Territorio, un accordo fra Monte dei Paschi e provincia per un pacchetto di misure a sostegno dei produttori del Chianti Colli Senesi. L'intervista di questa settimana è con Simonetta Pellegrini, assessore provinciale al welfare. 8 milioni di euro dalla Regione Toscana sono i fondi stanziati nel protocollo d'intesa firmato con l'amministrazione provinciale e i sindaci dei 5 comuni più colpiti dalle piogge che hanno flagellato la Regione l'11 e il 12 novembre scorsi. I comuni interessati dal provvedimento regionale sono quelli di Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Abbadia San Salvatore e San Giovanni d'Asso. Ne abbiamo parlato con il presidente della provincia, Simone Bezzini. Dopo gli eventi alluvionali dei giorni scorsi c'è stata un'iniziativa immediata, forte e determinata, che ha consentito, nonostante le difficoltà della finanza pubblica di questo momento, di mobilitare ingenti risorse per fronteggiare, diciamo, non solo i danni prodotti dall'alluvione e quindi le esigenze di ripristino, ma anche per realizzare un pacchetto importante di messa in sicurezza del nostro territorio. Sono 8 milioni di euro di interventi che verranno realizzati nelle prossime settimane, riguardano i comuni di Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Abbadia, San Giovanni d'Asso, insomma, che sia per eventi alluvionali sia per frane, diciamo, erano stati coinvolti da situazioni di particolare criticità l'11 e il 12 novembre scorso, e quindi avremo una prima risposta sostanziale di ripristino e di messa in sicurezza del nostro territorio. Il fenomeno della violenza sulle donne resta in larga parte sommerso, ma si consolida la capacità di intercettazione del bisogno e quella di risposta da parte dei centri antiviolenza provinciali attraverso l'avvio di percorsi di sostegno. È questo uno degli elementi emersi dall'analisi condotta dall'Osservatorio Sociale della provincia di Siena sui dati 2011-2012 rilevati dai CAV in un'iniziativa organizzata dalla provincia di Siena. Al termine della presentazione dei dati è stato firmato l'accordo territoriale di genere tra gli attori istituzionali e socio-economici del territorio e le associazioni di donne. Ne abbiamo parlato con Roberta Guerri, responsabile del Centro Pari Opportunità della provincia di Siena. L'accordo territoriale di genere è lo strumento operativo con cui le province e la provincia di Siena, nel suo ruolo di programmazione e di coordinamento sul territorio, stabilisce la cornice di riferimento per tutte le politiche attinenti al genere. L'obiettivo ovviamente è quello della promozione di una cultura di cambiamento e di trasformazione culturale, perché ancora alla base, come dire, delle disparità di genere c'è una questione di carattere essenzialmente culturale che purtroppo ci continuiamo a tirare dietro e che vede donne e uomini in ruoli diversi e stereotipati, che quasi sempre sono, come dire, negativi per le donne e indubbiamente meno valorizzanti. Un quadro aggiornato sulla situazione occupazionale in provincia di Siena e sulle azioni promosse finora nella formazione e nel sostegno allo sviluppo economico, guardando al domani, segnato dall'incertezza di uno scenario in continua evoluzione sia nel mercato del lavoro che nel futuro dell'ente provincia. E quello fornito durante il convegno promosso dalla provincia di Siena. Ce ne parla Simonetta Cannoni, dirigente formazione e lavoro. Ci troviamo ormai da un anno circa in questa situazione di incertezza, di non sapere, proprio per le variazioni, per i cambiamenti degli assetti istituzionali, di non sapere fra un mese chi e come gestirà non solo le politiche per i servizi per il lavoro e le politiche per la formazione, ma chi potrà tenere e dettare la governance di sviluppo locale del territorio. Quindi è per questo motivo che con il convegno di quest'anno non ci siamo limitati a dare una fotografia del contesto senese, ma abbiamo voluto offrire una riflessione proprio per interrogarci su questo e per non arrivare impreparati alle prossime scadenze. Un pacchetto di misure per la crescita a sostegno dei produttori del Chianti Colli Senesi, messo a disposizione da Banca Monte dei Paschi di Siena con la collaborazione della provincia di Siena. Questi termini generali dell'accordo a beneficio dei produttori appartenenti al consorzio Chianti Colli Senesi che l'Istituto di Credito, d'intesa con l'amministrazione provinciale, ha firmato con i produttori stessi. Ne abbiamo parlato con Cino Cinughi De Pazzi, presidente del consorzio Chianti Colli Senesi. Questo è un momento di crisi in cui ci sono dei segnali di ripresa del mercato, e è proprio il momento in cui i nostri operatori devono investire. E quindi l'accordo con la banca è estremamente positivo anche per questo.
Si terrà alla Certosa di Pontignano a Siena il convegno Soluzioni per uno sviluppo sostenibile Siena Carbon Free 2015, un impegno comune per un territorio a zero emissioni di CO2. L'evento è organizzato dall'amministrazione provinciale di Siena e da APEA, Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, per fare il punto della situazione sull'obiettivo di un territorio a zero emissioni entro il 2015 e sulle azioni future da intraprendere assieme ai cittadini. Interverranno esperti di ambiente ed ecologia ed amministratori. L'intervista di questa settimana è con l'assessore al sociale e al welfare Simonetta Pellegrini. Assessore Pellegrini, è stata celebrata anche a Siena la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e avete presentato anche la fotografia del territorio provinciale. Qual è la tendenza del fenomeno in provincia di Siena? Ma la tendenza è sempre preoccupante anche in provincia di Siena. Io devo dire che non ci stupisce perché è un dato generale, è un dato di tutto il paese. Purtroppo stiamo assistendo a un inasprimento dei casi di violenza, in particolare anche delle uccisioni. Ricordo i dati nazionali, nel 2011 127 donne, ad oggi ci stiamo avvicinando a quella cifra anche nel 2012 e forse purtroppo potremmo anche superarla. Quindi la situazione della provincia di Siena si inserisce in questo contesto. Naturalmente noi dobbiamo fare attenzione al nostro territorio e il nostro territorio ci preoccupa, perché in un anno sono in aumento i casi delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza o direttamente oppure che sono state segnalate dalle forze dell'ordine, passano attraverso il pronto soccorso. Spesso ci sono anche fenomeni di violenza sommersa, di un fenomeno sommerso che non riusciamo a intercettare. Diciamo che più che la violenza sessuale siamo in presenza di violenza fisica, quindi maltrattamenti e violenza psicologica, dipendenza della donna nell'ambito delle mura domestiche, perché bisogna ricordarlo, il maltrattante è soprattutto il partner, coniuge o partner. Sono donne che spesso subiscono questa violenza insieme ai figli e questo è una cosa estremamente grave e preoccupante, perché una persona, un bambino, insomma una bambina che vedono questi fatti non hanno difficoltà, se poi non sono aiutati a crescere con serenità e rischiano anche di introiettare una visione distorta dei rapporti di coppia e quindi a non sviluppare poi anche proprio una loro vita relazionale affettiva serena. Parliamo di lavoro e formazione, la riforma sul lavoro del ministro Fornero, il riordino delle province, qual è il destino delle competenze della provincia di Siena e qual è il destino dei centri per l'impiego? C'è una grande incertezza e c'è una grande nostra preoccupazione, perché i centri per l'impiego, e lo ricordo, sono il principale sostegno per i disoccupati, per i cassintegrati, per tutti coloro che vogliono cercare un'altra occupazione. E in provincia di Siena in un anno abbiamo circa 30.000 contatti, che vuol dire che poi sono le stesse persone, magari si rivolgono anche più volte, perché questo accade, però ecco, questo ci dà il significato della mole di attività del lavoro dei nostri 4 centri. Perché non c'è certezza? Perché da un lato il ministro Fornero deve ancora attuare il decreto relativo alla riforma del mercato del lavoro. La delega scade il 18 gennaio, ancora non ci sono i testi. Io credo che sarebbe utile prorogare questa scadenza, perché anche appunto dai confronti a livello ministeriale Stato-Regioni con le regioni non è ancora emersa con chiarezza l'idea del Ministero. Noi speriamo che non ci sia una volontà di accentramento, perché un'agenzia nazionale sarebbe drammatica, ritorneremo alle vecchie formule del collocamento. Ma sono anche preoccupata di tendenze all'accentramento regionale. Per governare le politiche del lavoro e della formazione bisogna con chiarezza conoscere il territorio, sapere quali sono i bisogni del territorio, monitorare tutte le crisi aziendali e in relazione alle crisi aziendali verificare quali sono le azioni più utili per i cassintegrati e per gli disoccupati. Ecco, io mi auguro che si vada verso questa direzione, perché altrimenti sarebbe veramente anche preoccupante che in un quadro di crisi economica come questo non si potenziassero le attività dei centri per l'impiego.